Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo funghi e speck. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono funghi misti, scamorza, speck, olio evo, aglio, tuorlo, semi di sesamo, prezzemolo, sale, pepe e una dose di pasta sfoglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio, aggiungere i funghi, il sale, il pepe e cuocere per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. I funghi sono cotti, togliere l'acqua in eccesso. A questo punto aggiungere il prezzemolo e facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità 1. I funghi sono pronti, prepariamo il rotolo. Mettiamo su tutta la superficie della sfoglia lo speck, sovrapponendo le fette. Mettere il formaggio. E aggiungiamo i funghi. Arrotoliamo bene la pasta sfoglia aiutandoci con la carta da forno. Spennelliamo la superficie con il tuorlo. Spolverizziamo con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Il rotolo è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di servire. Rotolo, funghi e speck. Grazie e alla prossima ricetta!